Buona festa del papà, tantissimi auguri a chi porta il nome di Giuseppe. Oggi è una giornata particolare, in Sicilia, in ogni località c'è un dolce particolare. Nel messinese nonna Carmela ama preparare le crespelle. Eccole qui, pronte per essere gustate tra qualche secondo dopo la frittura. Oh, vedete che sono già pronte. Le passiamo nello zucchero per rendere ancora più squisite. Guardate qui le nostre crespelle. Allora, fateci sapere qual è la tradizione che portate avanti dalle vostre parti in questa giornata. Se c'è un dolce che amate particolarmente. Queste sono le crespelle con l'uva passa, quindi pochissimi ingredienti. Le vale, abbiamo messo quindi farina, acqua e poi l'uva passa. Lievito di birra fresco, quindi è un impasto che deve riposare circa 2 ore. Eh sì, farina, acqua, poco zucchero, giusto 2 cucchiai, un 30 grammi. C'è chi ne mette anche meno. L'uvetta è l'ingrediente tradizionale qui nella provincia di Messina. Ovviamente può essere sostituito perché magari non a tutti piace. Può essere sostituito con gocce di cioccolato. Poi c'è anche la versione salata di queste crespelle con le acciughe, ad esempio. Scriveteci se amate la versione dolce o la versione salata. Intanto queste sono le ultime crespelle, mezzo chilo di impasto che abbiamo messo a lievitare. Vedete, le immergiamo nello zucchero. Eh Si può sì, anche con mezzo fare chilo di farina ne viene una bella ciotola, eh. Quindi eccole qui la ciotola. Si può anche mettere la cannella in aggiunta allo zucchero. sì, per la copertura. Poi le gustiamo ancora calde. Qualche giorno fa abbiamo mostrato la ricetta, abbiamo preparato un video per tutti gli amici di Onda TV che ci hanno seguito anche in TV sul canale 75, e certamente a incuriosire è la tecnica che si utilizza per impastare. Eh sì, vengono fatte alla stessa maniera di come facevano le nonne un tempo, quindi un impasto rigorosamente lavorato a mano per qualche minuto. Non è possibile usare fruste o planetarie perché lo scopo è quello di far assorbire più aria possibile all'impasto e quindi si deve schiaffeggiare proprio a mano più a lungo possibile. Un'operazione semplice che tuttavia può risultare un po' faticosa, ma poi regala un impasto che fa proprio le bollicine. E dopo la lievitazione abbiamo una pasta ricca di bollicine, molto morbida, leggera, che viene quindi tuffata nell'olio bollente. Adesso anche ne apriamo una, vi faccio vedere cosa otteniamo. Che tanti Lona ci augura buon pomeriggio e ama proprio le crespelle in versione dolce. Poi c'è Giusy, facciamo gli auguri di buon onomastico a Giusy. Ci chiede la ricetta, noi l'abbiamo preparata, l'abbiamo mostrata in pagina, quindi seguiteci non solo in TV ma anche poi sulle altre piattaforme, c'è cioè su Cibodoc, Vivo Mangiando, Bella Sicilia. C'è il video con nonna Carmela che le ha preparate per noi. Ne apriamo una? Morbida e all'interno spugnosa. Il nome sfincia, infatti, viene proprio dal latino e indica qualcosa di spugnoso, di estremamente morbido. Ecco qua. Mangiate calde, sono davvero ottime. Come tutti i dolci fritti, sarebbe meglio mangiarli appena pronti. Decisamente. Allora, questi li possiamo già gustare. Noi salutiamo tutti gli amici di Onda TV, ci diamo appuntamento sul canale 75 e vi auguriamo ancora buona domenica, buona festa del papà e rinnoviamo a tutti coloro i quali portano il nome di Giuseppe gli auguri di buon onomastico, naturalmente a chi porta anche il nome di Giuseppina. Ciao ciao!
con le crespelle di nonna Carmela.